vero che chi tiene coraggio tiene già un miracolo. Ma adesso dobbiamo premiare un nostro amico, innanzi capito perché. Noi lo premiamo perché ha scritto una canzone che si chiama Piricioccolo. Ne ma sta Piricioccola che cos'è? No! Che cos'è una Piricioccola? Assomiglia un brutto esotico. Mo si chiama Piricioccola. Io l'ho sempre sentita chiamare così. La gattina, la chitarrina, la fisarmonica, la fucchiacca. Pensa napoletani, a fucchiacca. E addirittura un altro amico con quella cosa là ci ha fatto una carriera. Io di patatine ne ho preso tante. Ma comunque questo nostro amico ha tenuto coraggio e tenne giù miracolo. E noi lo premiamo. In studio lui con la sua Piricioccola, Mario Sarti. Ma chi l'ha detto che per fare carriera nel mondo dello spettacolo, per fare un calendario si deve passare da Arcore? Ah, l'ha detto lui. E sono orgoglioso di averlo fatto. Invece la nostra miracolata ce l'ha fatta grazie alle sue qualità. Quali qualità? Queste. E poi queste. E quest'altra ancora. Questa ragazza ha tenuto coraggio e quindi tiene già un miracolo. E noi la premiamo. Anna Fusco. Ho capito, ma l'ospite che abbiamo questa sera non è napoletano. Ah, è raccomandato. E allora vi posso parlare dell'ospite di questa sera. Ma naturalmente avete capito di chi parlo. Di lui. No, di lui. Sì, di Tony Colombo. Il suo nome d'arte, Tony, gli è stato dato, pensate, all'età di 7 anni dal nostro grande Mario Merola. Ma io mi ricordo a stuaglione che quando aveva 7 anni nel mercato di Palermo con tutti quanti gridava: torniamo un attimo seri, perché questo ragazzo è in classifica nazionale da tante settimane col brano che ci farà ascoltare proprio qui a Operazione San Gennaro. Tony Colombo mi piace perché canta bene e ha una bella voce. E poi il ragazzo può fare strada. Perché ha tenuto coraggio e te ne giù miracolo. Tony Colombo piace. Tony Colombo. Sono tante, tante, tante le richieste di miracoli che ci arrivano, ma noi di Operazione San Gennaro abbiamo pensato di premiare chi a Napoli è già stato miracolato. Volete sapere chi premiamo? Vi faccio un gioco per capire. Proviamo a mettere insieme Costantino e Fassino. Chi ne esce? Ma lui, Vincenzo Paudice. Non ridete, non ridete, perché quest'uomo dopo tanto duro allenamento è diventato un vero sex symbol per Napoli. In studio Vincenzo Paudice. Napoli è mille culure, Napoli è musica. Cantare. Oh 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 oh. Napoli è poesia. San Gennaro, non ti crucciare, tu lo sai, ti voglio bene. E c'è un uomo a Napoli che ha fatto della poesia la sua ragione di vita. Noi di Operazione San Gennaro lo riteniamo un miracolato. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. Il poeta Sirio. Nel 1975 nasce a Napoli, precisamente sulla collina del Vomero, un gruppo che entra di diritto nella storia della musica. Forse è un complesso che ricorderete con gioia, con piacere. A pochi mesi dalla loro nascita partecipano subito al Festival Bar e riscuotono un enorme successo. E devo dire che a Napoli dobbiamo la nascita del nostro gruppo e del nostro successo. E sempre in quel periodo rivisitano a modo loro un grande successo della canzone classica napoletana Tu Canunchiagne e vendono subito 1 milione di dischi. Nella loro carriera vincono di tutto, tanti premi, addirittura il Telegatto. La loro musica è colonna sonora ancora oggi di tante tante storie d'amore. Nell'estate ancora sa. Questa volta il miracolo è avvenuto per Operazione San Gennaro, perché in studio ci sono il Giardino dei Semplici. Caro Gianni, nel mio gregge è entrata a far parte una pecorella un po' smarrita. È una buona guagliona, soltanto che un tantino abbonatella. Poi ci con vole. Quella sta qua con me, io te la faccio conoscere. Io mi
chiamo Leonela, come quella delle telenovela. Mia mamma andava pazza per le telenovela. Non si poteva parlare quando si vedeva la puntata. Io giù sembra buscata per mettere Leonela. Non mi sono diplomata perché la scuola fa perdere tempo. Meglio che faccio la menina e mi sposa un giocatore. Mio zio mi dice sempre, Leonela, non fare la velina, se no vai all'inferno. E io all'inferno non ci voglio andare, perché all'inferno si parla inglese. Io amo ballare, cantare. Io canto sempre, infatti nel mio quartiere mi hanno dato un soprannome, Luce. Mio padre mi incorre per tutto il quartiere quando arriva una bolletta e io dico, papà, no, no, Luce non sta per Enel, ma sta per Angela. Io ci sembra buscato per ipocrisia. Ipocrisia, tutta l'acqua viene tanta. Un giovane fenomeno musicale sta spopolando in tutto il mondo. Il suo nome è Justin Bieber. Sono milioni e milioni i suoi fans anche su web. Ma l'11 marzo autorevoli siti in tutto il mondo hanno pubblicato questa notizia. In America hanno Justin Bieber, in Italia abbiamo Lucio Vario. È il fenomeno musicale del momento, il nutellone napoletano. E sono più di 200.000 i contatti sul web. In ogni sua apparizione i suoi fan vanno in delirio. Ma il segreto del suo successo è racchiuso in questa frase: ai genitori, ragazzi come me, facetele mangiare. Ad Operazione San Gennaro il miracolo è compiuto. Gianni, ti mando in studio il miracolato, il piccolo Lucio. Tutti conosciamo Renato Zero, ma lui è già stato miracolato nel Lazio. Ma se Renato Zero fosse nato a Napoli, come sarebbe stato? Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via. Zero per lui non significa solo Renato, ma anche Rinato. Mario Zero Show! Scusa. Gianni, una domanda. Ma se a Roma le sue fan si chiamano sorcine, a Napoli come si chiamano? Il nome del gruppo è un omaggio al primo trans operatosi della storia. Camminavamo un percorso non facile, perché all'epoca nessuna persona come noi facevano spettacolo. Sono un gruppo di attori ed attrici transessuali che calcano la scena da circa 30 anni. E grazie al loro fondatore Antonio Coccinella, scomparso nel 2006, era il più fratello del primo trans di Napoli. Diventano popolarissime e amatissime negli anni 80. Irriverenti molto spesso al limite del buon gusto. Ma ancora oggi sono le Coccinelle e te le mando in studio perché per noi sono miracolate.